Firmato il protocollo d'intesa tra Ufficio Scolastico Regionale, Lega Nazionale Dilettanti Calabria e Comitato UNICEF Catanzaro, nell'ambito del progetto Mettiamo le ali ai nostri sogni, è stata inoltre presentata la sintesi del rapporto internazionale sulla condizione dell'infanzia nel mondo. Ma sì, queste come tantissime attività che come Ufficio Scolastico Regionale noi patrociniamo, i bambini, mettere al centro i bambini, mettere al centro i giovani è importantissimo, è il nostro obiettivo. Obiettivo di far crescere un cittadino attivo, un cittadino perfettamente integrato e rispettoso delle regole. E si comincia da piccoli, così per aiutarli, per sostenerli e per soprattutto aiutarli a crescere. Presidente Fontiembo, come si mettono le ali ai sogni dei ragazzi? Si mettono con la vicinanza a loro, con l'ascolto dei ragazzi. Bisogna dargli spazio anche per poter esprimere questa loro creatività, questo loro entusiasmo, no? Per la vita. E anche sfatando dei luoghi comuni, che i ragazzi non si interessano di nulla, che i ragazzi sono assenti, non è vero niente. Noi dell'UNICEF stiamo vicino a loro e abbiamo visto tante volte che se gli si dà un'occasione di interesse vero, profondo, i ragazzi rispondono sempre con entusiasmo e con vivacità. Dottoressa Latella, è importante mettere le ali ai propri sogni, nel caso dei giovani, affinché possano anche cercare di realizzarsi. Sì, oggi il protocollo che hanno firmato l'UNICEF, la FIGC e l'Ufficio Scolastico Regionale è un protocollo che cerca di stabilire dei punti comuni di riferimento fra tre istituzioni che sono fondamentali per la crescita di ogni ragazzo. L'UNICEF perché come scopo ha proprio quello di proteggere la crescita sana sia dei bambini che degli adolescenti, la FIGC perché è fondamentale, il mondo del calcio per i giovani è un grosso aiuto alla crescita perché dà il senso delle regole all'interno dei campi dove si gioca, e poi la direzione scolastica regionale che è il massimo organismo del Ministero dell'Istruzione, la scuola dove i ragazzi vivono gran parte del loro tempo. Quindi sono tre istituti che vanno insieme e che daranno un contributo sicuramente qui a Catanzaro per quelle che sono le politiche destinate ai giovani. Oggi c'è necessità di dare tantissima attenzione ai giovani, di renderli protagonisti di un futuro che non è molto semplice considerato quello che ci circonda.